Ciao a tutti ragazzi, sono Pupazzone, bentornati sul mio canale. Siamo sempre allo stadio. Questa è una partita decisiva per lo scudetto, è importantissimo vincere. Sono appena entrati nei riscaldamenti portieri e noi ci vediamo dopo con le formazioni. Lorenzo Raffani Mince Clementino, bella iniziativa, anche se abbiamo attaccato praticamente quasi tutto perché era una cosa, però veramente bello, complimenti. Dai, Caraschella qua deve fare il devasto stasera. Occasione pure della Roma, vabbè, due tiri da fuori che ho infortunato andato fuori, però dai, attenzione. Di quanto è uscito sto pallone, pochissimo il Napoli, però mo sta giocando molto meno della Roma, però comunque pochissimo sì. Vediamo dopo. Vai subito! Corri! Buona! Peccato che qua non c'è arrivato a fare la scena, però bella azione. Prima occasione vera della Roma, grandissima parata di Meretti. Primo tempo, non so quanto vi avete visto perché non è successo una partita. Primo tempo abbastanza moscio proprio a livello di ritmo, però comunque Napoli che gioca meglio, Napoli che c'è per ora che c'è con Desmena, quindi abbastanza tranquilla la situazione. Poi ci vediamo al secondo tempo. Era bello.
quando è passata quella palla ho visto che Lozano l'ha testa, io avevo detto bella l'idea perché pensavo che l'avessi buttata, invece è passata. Peccato però che Carascheria non è riuscito a controllare bene perché la palla di Lozano era forte, però dai Napoli, dai. Napoli in questo situazione deve essere molto più attento perché alla fine se 1-0 non può rischiare così, però diciamo che se vogliamo, però comunque Napoli deve stare attento. Queste ripartenze della Roma non si possono rischiare, è già la terza in pochi minuti e non si possono rischiare queste ripartenze perché sei su 1-0, quindi o la chiudi totalmente oppure la gestisci la partita perché non puoi giocare così. E non puoi ricevere tutte queste ripartenze perché avevo poi una palla buona ti capita e di entra, no? È normale. No, abbiamo perso sta partita e Sharawi, c'è una vergogna, per rifare questa partita, una vergogna perché stavamo dominando tutto il primo tempo, anche nel secondo tempo siamo andati bene, abbiamo concesso troppe ripartenze e poi la palla che capita adesso è un po', è ovvio perché una palla buona poi ti capita. Dai, andiamo a recuperare. Non è coccolino. Qua devi tirare sul primo palo.
stavo andando dallo stadio, poi incontriamo una presenza. Si gode stasera, ragazzi, sempre Forza Napoli, crediamoci. Questo scudetto adesso l'abbiamo timbrato. Non pronunciamolo. Ci abbiamo messo un timbro? Vediamo, è ancora lunga, dai, dai, combattiamo sempre. Allora, quindi, dopo tutte le cose che sono successe, cioè dopo la vittoria così del Napoli, dopo abbiamo incontrato Mister Sparta Praga dei Fuse Gamer Pro, vi lascio anche il link in descrizione del loro canale, andate a vedere anche la loro reaction, che penso sia uscita ieri, però comunque una giornata, una serata pazzesca per tutti quanti. Non so se abbiamo messo un timbro a questo scudetto, l'ho chiesto anche a Mister e mi ha detto ancora di no e di non nominarlo, però veramente una serata pazzesca, un sogno quello che è successo stasera. Noi ci vediamo la prossima volta, quindi con il prossimo video, che non so quale sarà, anzi domani ci sarà il resoconto. Io invito sempre a lasciare un bel mi piace, ad iscrivervi al canale. Noi ci vediamo con il prossimo video. Ciao!